Il Kenya congela tutti i beni delle persone sospettate di aver partecipato all'attacco terrorista all'Università Garissa, uccidendo 148 persone. Ad ogni famiglia delle vittime verranno inoltre destinati un po' più di $1,000 per coprire le spese del funerale. Procedono invece a rilento le operazioni per il riconoscimento dei corpi dei morti nella gigantesca camera ardente approntata a Nairobi. L'attentato è stato talmente orribile da aver probabilmente alienato per sempre le simpatie della popolazione verso il gruppo somalo di Al-Shabaab. Nessuno ha voglia di porgere l'altra guancia. Non provo nessuna compassione per i terroristi morti, dice un padre. Ho accompagnato mio figlio a scuola e adesso è morto. Avevo investito in questo ragazzo dalle elementari all'università e non ho più nulla per i fratelli. L'ho fatto perché era portato per lo studio. Per quanto riguarda le indagini, almeno 6 le persone fermate. La polizia ha richiesto di prolungare di un mese la custodia cautelare dei sospetti. Il Kenya è in ebollizione e il governo stavolta deve portare a casa dei risultati, se non vuole che la protesta, per le mancanze delle autorità, diventi qualcosa di peggio.